Esperienza e freddezza fanno la differenza nel big match della pool playoff del girone C giocato sabato scorso con la Junior Raffasano che continua a vincere e reduce dal successo in Coppa Italia e dunque dalle fatiche della Final Four passa alla Palacastagna in casa del Città Sant'Angelo imponendosi con il risultato di 26-21 in quella che era dunque la prima giornata della seconda fase stagionale. Gara dei ritmi vibranti quella in terra abruzzese con gli angolani che galvanizzati da una storica qualificazione alla pool playoff giocano e una partita gagliarda e senza paura. Se Fasano ha dalla sua le giocate dei soliti Fovio e Maione, il Città Sant'Angelo si affida allora ai gol di Pieragostino, 16 volte a segno negli ultimi 120 minuti di campionato. Ai padroni di casa sotto 13-10 alla fine del primo tempo manca però il guizzo nella ripresa per impattare e rimettere tutto in equilibrio. Fasano senza Messina e Rico Belli regge comunque all'urto e nei 10 minuti finali costruisce una vittoria già pesante in virtù anche dei bonus in classifica nella corsa verso le semifinali scudetto. Siamo contenti della prestazione perché a mio parere ce l'abbiamo messa tutta. Sapevamo che era un avversario molto difficile e duro e veniva dalla vittoria della Coppa Italia, quindi anche galvanizzata, solo che in casa noi ci diamo sempre tutto perché abbiamo un bellissimo pubblico che viene ogni volta a vederci e quindi meritano queste prestazioni di cuore. Purtroppo non è bastato, però l'anno prossimo secondo me sarà un bel campionato. Una grossissima soddisfazione anche perché non era un obiettivo che ci eravamo posti all'inizio dell'anno. Poi per passare il campionato abbiamo creduto sempre di più e alla fine con una bellissima prestazione a Fondi siamo riusciti a ottenere questo traguardo storico per il Città Sant'Angelo. Sì, abbiamo sofferto le fatiche della Coppa Italia sia a livello fisico ma soprattutto a livello mentale. La Coppa Italia ci ha tolto un sacco di energie. Giocare subito la prima partita dei playoff non è stato facile. Poi abbiamo trovato il Città Sant'Angelo che era motivatissimo e ha dato il tutto per vincerla. Ma speriamo che rientri subito Guido in squadra e sicuramente ci darà una grossa mano come ha fatto fino adesso. Ma in realtà la Coppa Italia mi ha stupito positivamente, nel senso che tutte le 8 squadre che eravamo lì erano quasi tutte allo stesso livello, quindi a parte le solite Bolzano, Romagna, prime della classe, anche le altre saranno lì a dare battaglia, quindi saranno tutte favorite. Tra le altre gare della prima giornata di pool playoff e retrocessione da segnalare il 28-25 in rimonta del Trieste contro il Pressano grazie al quale i giuliani si portano a meno 2 dai trentini nella pool playoff del girone A. Nel girone B invece cade la Terra Aquila Carpi, l'Ambra vince 23-19 dai 7 metri lo scontro diretto contro gli emiliani e come nel girone A il secondo posto adesso è un affare tra due squadre divise da 2 punti con i toscani che rincorrono. Nel girone C infine lotta per la seconda posizione ancora per perché Conversano batte l'Albatro e ora le due compagini sono appaiate a quota 6. Tutta da vivere dunque la prossima giornata del campionato di Serie A maschile, prima divisione nazionale, squadre tutte in campo il 19 marzo prossimo.